guardo, leggo, guardo serie, guardo film, mi rilasso, ecco, questo. Sono un amante del tè, quindi mi piace fare gli intrulli. Però niente, no, sono tutte cose molto, attività molto tranquille, mi piace, ecco, ricentrarmi e recuperare le forze. Il tuo rapporto con la politica? Perché? Oh, pessimo. Perché pessimo? Allora, la politica come la matematica è un argomento che mi fa venire il mal di pancia. Nel senso che, ma non lo so, non sono forse ancora riuscita a trovare un lato dove stare, una posizione. Cerco di far luce su certe cose, mi riesce molto difficile. Insomma, questo è un rapporto conflittuale, ma riuscirò a superarlo un giorno e a farci la pace. Allora, rendiamolo la domanda un po' più concreta. Secondo te c'è qualcosa che la politica potrebbe fare, per esempio, per aiutare i giovani che non trovano lavoro? Cosa dovrebbe fare? È un tema che tu Beh, senti questo? sì, difatti ho parecchi amici che insomma sono in cerca di, oppure finiscono l'università e non trovano degli sbocchi. Non so quale potrebbe essere una soluzione. Sicuramente cioè, urge uno scossone in generale. Secondo me, una cosa estremamente positiva sarebbe iniziare a dare più voce ai giovani. I giovani di oggi sono il futuro di domani, quindi cercare di capire le loro esigenze, cercare di coinvolgerli molto di più nella politica e nell'ottica di capire che cosa potrebbe servirgli, insomma, in un futuro prossimo. Quindi niente, io darei più voce, ecco, a loro. È un tuo impegno in politica in futuro? Assolutamente no, sei forte. No. No, no, Allora. bah, non penso, come ho già detto, un argomento mi fa venire il mal di pancia, quindi continuo a presentare, cantare, ballare, che sto benissimo così. Torniamo a quello che stai facendo. C'è un programma tutto girato in auto, Singing in the Car, in onda su TV8, che ha avuto grande successo e che adesso viene riproposto, no? Nelle prossime Sì, settimane, no? sono riaperti i Ecco. casting, quindi. E che ha sempre te come conduttrice. Allora, Yes. innanzitutto la macchina la guidi veramente tu o è come nei film che è trainata su uno di quei carrelli? No, la guido veramente io, so che non sembra, però sì, la guido E ti io. distrai in tutto in quel modo facendo È un cantare? programma molto difficile, Sì. perché devo essere letteralmente alla guida della macchina, alla guida del programma, intrattenere chi ho di fianco, tenere le redini e il filo del gioco. Ci sono veramente molte cose a cui pensare. Quindi lo riconosco, ho fatto molta fatica all'inizio ad ambientarmi, a trovare il mio ritmo. La cosa della guida, ci sono state delle polemiche per il fatto che si alzano le mani, eccetera. Mi dispiace perché è vero, è quello che si è Certo. visto, è quello e non è sicuramente un buon esempio. Chiaro. Comunque il tutto è stato registrato, girato in condizioni di massima sicurezza perché andiamo pianissimo, c'è una macchina davanti, una macchina dietro, insomma. Ecco, ma in Il questa tutto. seconda edizione il programma resterà invariato come nella prima o ci sono dei cambiamenti? Cosa prevedete di fare? Ma questa cosa ancora non la so, non so bene. Magari forse penso ci sarà qualche cambio a livello dei giochi, però Sì. non E ho. Sinceramente non ho ancora come ospiti parlato con anche le avete già autorità. deciso? C'erano cantanti italiani Io non so famosi, niente, stranieri? annaggia, mi piacerebbe saperlo. Anzi, ho qualcuno che vorrei invitare personalmente, quindi devo Va bene, proporlo. vuoi proporlo qua? Sì, allora vorrei tanto Elisa, Cesare Cremonini, se possibile, e poi Fiorello, ragazzi, cioè il capostipite del karaoke, sembra doveroso farlo sedere sul sedile della Ma macchina. secondo te qual è il segreto del successo di Singing in the Car? Perché i critici sono anche concordi nel dire che si tratta di un mix di cose già viste, a basso costo, eccetera, però è successo. Quindi i critici non sono stati molto clementi, no, nelle loro critiche. Beh, è un programma molto, molto semplice, è vero, cioè siamo su una macchina e quello è. Io penso che l'ingrediente passepartout sia la musica. La musica è la lingua che parlano tutti, che mette d'accordo tutti. Il karaoke è uno sport, tra virgolette, antichissimo, che diverte, io penso, veramente tutti, chi non è andato a un karaoke nella sua vita. E poi vabbè, c'è questa ambientazione un po' strana della macchina, è un po' inusuale.
E secondo me il fatto di vedere anche gli ospiti, i VIP, i personaggi famosi seduti in macchina, li colloca in una specie di dimensione molto quotidiana, molto normale, molto accessibile. E secondo me questa è la cosa che diverte lo spettatore. Vediamo com'è macchina Alvaro Soler, cosa fa, se si diverte, se, non lo so, secondo me è questo. E poi stai invece preparando una versione per bambini di Italia's Got Talent, Kids Got Talent. Yes. Ecco, cosa pensi di introdurre per vincere anche questa sfida? Di Cosa penso, scusa? introdurre per vincere anche questa sfida? Ma allora, secondo me, molto schiettamente, la novità, la cosa forte saranno i bambini e le loro personalità. Io e Claudio siamo lì e il mio ruolo sarà come quello di Italia's Got Talent, forse un po' di più perché interagisco di più, vado letteralmente a casa loro prima delle riprese in studio, a trovarli, a conoscerli, a vedere le loro camerette, a vedere dove vanno a scuola. Però la cosa che risalterà molto, secondo me, sono le singole personalità dei bambini. Abbiamo scelto dei bambini che sono dei piccoli fenomeni. Chi è bravissimo in qualche disciplina, chi è un ottimo cantante, ballerino, acrobata, non lo so, e invece chi è semplicemente un bambino che ti fa morire dal ridere. Quindi sarà bellissimo vederli sul palco e interagire poi con Claudio che se può li distrugge, li metterà in altissima difficoltà e quindi sarà molto molto divertente. L'esperienza di Italia's Got Talent invece che hai fatto ti ha praticamente portato su e giù per l'Italia, no? Anche per fare i casting molte volte, no? Da Sì. Avellino a Udine, insomma, ecco. Che cosa ti dà il rapporto col pubblico in queste occasioni, diciamo, l'incontro con i fans in giro per l'Italia? Vabbè, è sempre un momento speciale, anche perché il pubblico cambia molto. Da nord a sud c'è un salto pazzesco. Forse al nord sono un po' più, fai un po' più fatica a conquistarli, a farti voler bene, al sud ti ricevono sin da subito, con un'euforia estrema. Quindi al nord hai questa missione di adesso ti conquisto pubblico, ci metterò meno tempo del solito. E al sud invece, vabbè, è sempre bello, i bagni di folla ti aspettano all'aeroporto, di qua e di là, poi sali sul palco e c'è il boato, insomma, è bello vedere proprio come cambia. Ed è bello vedere come sono affezionati al programma, come si divertono vedendo queste carrellate di concorrenti folli che spaziano da un'attività all'altra, insomma. È una grandissima soddisfazione vedere che stanno bene, si divertono assieme a noi. E cosa ci dici invece di questo film Poveri ma ricchi che hai già girato e che uscirà prossimamente nelle sale? È la prima volta che tu partecipi a un film vero e proprio? Sì, primissima esperienza cinematografica, esperienza molto positiva, vabbè, per forza di cose, insomma, sono entrata nel mondo del cinema, era un mondo completamente nuovo e oltretutto, vabbè, ho avuto modo già sin da subito di lavorare con personaggi del calibro di De Sica, Brignano, Mazzamauro, Ocone, quindi insomma, ho avuto molto da osservare, da imparare, mi sono molto divertita e sono curiosissima di vederlo perché secondo me sarà molto divertente, ci siamo veramente divertiti. E che cosa ci facevi invece nella puntata che festeggiava i 20 anni di Un posto al sole? Eri un po' Dove c'è un'intrusa. festa ci sono io, erano i 20 anni, sono andata a festeggiare. No, mi hanno invitata, ecco, a fare questa apparizione in occasione del ventennale, insomma mi è sembrata un'occasione importante, Un posto al sole è la serie in assoluto più vista in Italia e far parte del progetto anche solo per così poco mi ha fatto molto piacere, quindi sono andata volentieri. Allora, il nostro incontro sta per terminare. Una cosa che vorresti fare che non hai ancora fatto, un sogno nel cassetto. Però un sogno molto personale. Vorrei andare a un concerto di Bruce Springsteen in prima fila e che Bruce mi tenda la mano e mi chiami sul palco e ballare così assieme a lui. Questo è tutto quello Va che bene. io chiedo. Allora, ti auguriamo di poterlo realizzare. Grazie, succederà mai, Grazie ma allo io ci spero. Grazie a Lodovico Grazie mille a Comello te, grazie. e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci. Ciao.